Allora ragazzi, David, mettiti a sedere per favore, mettiti a sedere. Abbiamo con noi il grande ritorno qui negli studi di Roma, Massimiliano Mennocci. Il brasiliano. Ma è il grande ritorno sto cazzo. Chiamate tamburino, a me fatemi dare i soldi. Io. Come si fa? Ma che te solo a te? Ah, ma, bello. Ma come si permette chiama tamburino, il nome del direttore? Il cocktail, il presidente, è criminale. Fammi dai, io voglio 500 ore a visita, voglio dico subito. No. Quale visita? Ma chi l'ha chiamata? Mamma qua? No, ma lo dico come stai? Io l'ho chiamato io. 36 anni pari mio nonno, porco ciuda. 46 ne ho io. 46? Sì, pari mio nonno lo stesso, fratello. 46. Mamma. Vabbè, mi chiamate tamburini, regia, mi chiamate. Ma è il direttore! Ma sti cazzi, ma io gli so, tamburini, ma che la smetta di parlare del direttore. Non vengo più, oggi è l'ultima volta. Bellissimo. Tamburini, caccia i soldi, tamburini, caccia. Ma non è lui. Ha fatto il coro. Comunque ragazzi, non c'è l'applauso ancora dalla regia. Per fortuna. Il brasiliano qui in studio a Roma. Buonasera. Che c'ha un orologio al polso che vale più di quello di Messina Denaro. Che orologio è quello che ha? Questo è il Daytona Gold. E quanto costa? 100.000 circa. 100.000. Certo. Ma come ha fatto a pagare? Ma che mi hanno regalato sto cazzo? Mi compro, perché mi regalano un orologio di 100.000? Ma è originale. No, è falso, papà, resta buono. Mette da so io. Mette l'acqua paola. Però non ha lei una paura, sono brasiliano. Lei non ha paura a girare con molta gente. È stata derubata. Ma no, sono diciamo uno dei privilegiati che gli fanno una pippa quando giro. Che me fanno? Sì, ho capito, ma se viene uno con un fucile. Ma un fucile, ma dove va col fucile? Giri col fucile? Col fucile famo a fucilate. Quando tuo do stesso, Giuseppe. Mi devi sparare, mi faccio sparare per 100.000 io. Per 100.000 ti faccio sparare. Mi faccio sparare. Ma per 100.000. Se arriva uno con fucile, gli consegno l'orologio. Ma, no, vediamo un attimo. Ma neanche Messina Denaro, avevo un orologio da 35.000 euro. E che ce fai? 35.000 euro c'è la Filippina mia che mi spiscia a casa. Ma che Filippina? Ma che cazzo sta lì? Ma dai, giustamente, però, per quello che dice, che è tutto vero, giustamente vuole il gettone. Questo per quello che dice. Io voglio il gettone, fratello. Ma uno ti arriva con una macchina da 100.000, 110. Anzi, perché l'RS3 un orologio da una piotta 20.000 e di una caponaggine assoluta, cazzi, ma io faccio i soldi a pello, non lo so, guarda, io guarda, ormai sono un businessman. Businessman. Ma tu ti rendi conto che paese del cazzo è questo, nel quale un signore ex carcerato, ex criminale, è anche un paese delle opportunità, per carità. Sei il primo a dirlo. Però che venga qui pure a vantarsi dell'orologio da 100.000, a me lo dice, ma io non mi sto vantando. Tu mi stai attaccando con quella camicia obbriosa, brutta come te. Mi stai attaccando. Bottom down. No, devo dire che c'ha i pantaloni di cashmere. Vedi che la verità. Gli ho toccata la coscia, gli stava a toccare a mezzo pisello. Vedi che la verità. Per sentire come stava. Mi è nata la mano sul pantalone. Diciamo che è di cashmere. Comunque, senti, io avrei una domanda, poi vi lascio campo libero alle vostre chiacchiere. No, no. Siccome hanno arrestato il super latitante boss Matteo. Come Poraccio? No, beh, dai, possiamo dire che la mafia è una merda, brasiliano. La mafia è una merda. Dillo chiaramente. La mafia fa schifo. La mafia è una montagna di merda. Bisogna dirlo seriamente. Vabbè, diciamo tutto quello che. La mafia è una merda. Dai, diciamo perché sei così resti a dirlo? Ma no, non so resti io. Ognuno la pensa. Io diciamo. Non è che ognuno la pensa, non è che la mafia è un pensiero. La mafia è una merda, dai. Ma no, me lo dica convinto, però. Perché una volta lei faceva le estorsioni. Una volta. Sono reati di mafia quelli, apposta adesso. Ho capito. Un messaggio chiaro, la mafia è una montagna allora, di merda. Il messaggio chiaro, quella è un'altra domanda. Tu mi hai detto di che la mafia è una merda, non mi hai detto che messaggio mandi se fai le estorsioni. Non mi hai detto quello. Diciamo che la mafia è una merda, però. No, non c'è però. No, ci sono. C'è gente che comunque. Che c'è campa, che c'è campa le famiglie. Ma sono criminali. Ma lascia perdere che sono criminali. Ma magari la società non gli dà opportunità di lavorare onestamente. Questo non si può dire. La mafia è una merda. Comunque, torniamo al punto. Ok. Messina Denaro è stato arrestato mentre si faceva cure oncologiche in un ambulatorio, anzi in un ospedale privato nel centro di Palermo sostanzialmente. Secondo lei che è stato mai latitante lei? Io mai latitante, però ho da dire la mia se volete. Nel senso che lei è stato anche così inseguito dalla polizia. Tranne latitante, perché però, mi sono sempre consegnato di spontanea volontà. Però per rifugiarsi per salvarsi, il consiglio che non ha bisogno Messina Denaro di un consiglio. Anche perché l'hanno preso. Quindi. Il consiglio è rimanere nelle proprie città di provenienza. Che cosa vuol dire? Se io so di Pietralata, so di Roma, se mi stanno a cercare,
giri il meno possibile. Quindi se no, seriamente questo, quindi no, se no. Il posto, un ex criminale dice che il posto la maggior parte sicuro... vanno in Spagna, ma tanto in Spagna ormai è come se stai a Roma, perché te bevono pure in Spagna, perché ormai c'è stata la collaborazione con la polizia di Barcellona. Beh, meno male. De Valè, ma beh, non so se è meno male, ma come lo questo so. Lo stai dicendo tu questo. Ma è ovvio, allora, non dovete mettere, allora, io vengo, tamburi caccia i soldi, però non mi mettete in bocca le parole che non dico. Ma io ma che in bocca, meno male che c'è la collaborazione, meno male che c'è la collaborazione, ma che meno male lo stai a di te. Certo, io posso essere latitante, vado in Spagna, palla all'aria, ma perché mi devono carcere in Spagna? Perché c'è la collaborazione, allora fate collaborare, che vedo, meno male, così i criminali vengono presi. Vabbè, questo lo ma non va bene, ma che fa il politico, questo lo sta dicendo lei, ma è giusto, però è giusto andare a cercare i criminali, certo, in tutto il mondo o no? Sì, ma dipende che reati hanno fatto, sì, ma certo. Diciamo i pedofili andrei a cercare pure in Nuova Zelanda, sì, ma non è che uno che fa un'estorsione sia un santo, no, esatto. Vabbè, però diciamo che il reato di pedofilia o ci sono quel tipo di, tu lo sai come la penso, non è uguale secondo ma me, ma no, certo che non è uguale, non è uguale, ma vanno perseguiti lo stesso, però dietro c'è un discorso molto molto lungo che poi no, non c'è nessun discorso giorno lungo, il criminale va preso ovunque del mondo. Vabbè, questo comunque, sta di domani... Pavarenzo. Ma sì, certo, ma lo è ovvio dice che lo dico io. Però scusa, una lei che insomma sappiamo è stato un ex carcerato, sì, delinquente, che ha recuperato, e questa è la grande sì, storia, la grande storia. Il miracolo della zanzara questo. Anche con il nostro contributo, e questo sono contento, assolutamente, lo rivendico nell'area più assoluta. E lei, lei ha... è interessante questa cosa qua. Uno come Messina Denaro, come lo giudica? Allora, innanzitutto, secondo me si è fatto prendere apposta, perché non è possibile che questo ormai, secondo me, c'è una come diceva Lorenzo, che ci sono delle collaborazioni. Secondo me sta per morire, cioè ci avrà qualche mese. Dunque, è una grande buffonata. Cioè, questa è una buffonata perché sicuramente c'ha il tumore, sta per morire. Sicuramente dopo mi chiamerete tutti, perché succederà quello che vi sto dicendo. Ci avrà 4, 5, 6 mesi, un anno di vita sicuramente, e sta no collaborando, perché non posso dire collaborando, però in qualche modo ha detto io mi faccio arrestare, però sicuramente cioè, ci avranno i cassi loro, ma quando piovono, sì, no, Giuseppe, 30 anni, ma dai, siamo buoni, dai, siamo buoni. Ma perché siamo se buoni. Uno si nasconde nel proprio territorio è più protetto. Ma quello sa dice. Come anna lui, là, oh, lì, e lì in gira una mosca, lì appena te che alzi il dito, lui viene a sapere. Anche a Pietralata comandi pure, tu. No, a Pietralata diciamo che ormai... Una volta comandavi tu. No, no, pure adesso, non ti preoccupa. Come comanda? Però ci sto poco e niente. Il sindaco comanda a Pietralata. No, so io il sindaco di Pietralata. Lascia perdere. Non l'hai eletta nessuno. Adesso dove abiti? Io abito a Pietralata. Ma dove? Con i miei genitori. Sei tornato dai tuoi genitori? Sono tornato da perché papà e mamma. Guarda com'è contento. Frate, c'ha un orologio da 100.000 euro. Frate, io mi ricompro, ti metto al giardino ad annaffiare le piante. No, sinceramente, ti metto in giardino con i 7 nani a annaffiare le piante, frate. Allora, perché sei tornato ad abitare con i tuoi? Sono tornato ad abitare con i miei perché stavo passando un bruttissimo periodo. Ero ricaduto. Nella cocaina, ma molto prima di Natale, calcola ottobre. Però c'era la giunta dello Xanax e io vi sconsiglio per diventare lucido nato, e dai, per ripippare dovevo diventare lucido, mi piaveva Xanax, ripippavo Xanax non è il massimo così lo so, dovrebbe andare da uno psichiatra, no, lo faccio da uno psichiatra. Come? Quello io mi sono ripreso da solo, ora sono tre mesi puliti, che il sono orgoglioso del brasiliano e lo dico a gran voce, non tre mi mesi drogo da tre mesi, grazie al fatto che stai a casa dei tuoi genitori, perché perché li sto rispettando, mi sto riprendendo il rapporto con i miei genitori che non ci ho mai avuto in vita mia. Ma li potevi vedere? No, li posso vedere perché mi hanno messo in bocca a strada loro proprio. Okay, è colpa loro però. Non è no, che... è colpa mia. Non è che se facevi reati era colpa mia. Di tuo padre, ma tu a 12 anni, dai, ma se tu a 12 anni ti insegnano che tu sei uno stupido, tu a 20 anni, se tutti i giorni ti dicono sei cefalitico, tu a 20 anni ti specchi e dici ma io sono cefalitico perché me lo dicono i miei genitori. Posso fare solo quello. Certo. Capito, quindi no, conta il contesto nel quale sei non cresciuto. È fondamentale, non è che conta, è il brasiliano cresciuto in un'altra famiglia. Come adesso vivi con i tuoi genitori? La sera io che fai? Per non cadere nella cocaina, la sera che fai? No, io la sera sto a casa, adesso mi sto divertendo. Guarda la 7 magari ogni tanto. Guardo la 7 ecco, con il dottor Paparenzo che dice tutte stronzate, no, però me lo guardo per dormire. Anzi, si dovete dormire in bevia di Xanax. Guardate Papa Renzo, mi fatti pagare la pupilla, mi mettete a dormire e via. Allora, che stavi a dire? E che cazzo, questo ti interrompa sempre. Allora, mi hanno scritto una cosa, quindi dicono per fare lo stadio della Roma a Pietralata devono chiedere al brasiliano. Ovviamente, no, ma io c'è più pure quando aprirà lo stadio a livello di parcheggi, le cose, mi dovranno dare la stecca a me perché io ci metto tutta gente mia lì.
quando adesso mo faranno sicuramente i napoletani e le cose bitipimba da qua, no? Lo sai che si occupano i tunisini lì, dovete passare dalla famiglia del brasiliano a chiedere il permesso. Ma questo è un reato, ma quale reato? Non ti preoccupare. Scusa, è più grave interrompere una strada, un interrompere, no no, io non parlo di, no, non parlo di questo, no, no, è più grave, no, interrompere una strada per motivi ambientali oppure mettersi sull'autostrada per menasse i napoletani è più importante. È più importante? Sì, menasse i napoletani interrompere la strada. Ma hai fatto una domanda, perché devo rispondere a quello che dici tu? Ti sto dicendo una cosa, è più importante, è grave quello che hai detto, non bisogna menare nessuno, non bisogna menare nessuno. È più grave interrompere, sto dicendo, secondo te mettersi di traverso per, sai che ci sono questi qua di ultima generazione, questi ragazzi che si stendono là perché dicono che il clima, te frega il cazzo del clima, il climate change non ti interessa, buttiamo tutte le boccette di plastica per strada, anzi si vedranno fastidio, buttatele dal finestrino. Ma che cazzo dici, invece di mettere il cambiamento climatico non ma ti che interessa. Cazzo me ne frega a me, ma ci sono rimasti 50 anni, moriamo tutti. Ma ascoltate, ma a me quando, siccome giriamo con le macchine prestigiose, così trovate una bottiglia sotto al sedile che vi ostruisce, buttatela dal finestrino. Aspettate un attimo, ma tu la fai la raccolta differenziata? Come no, io quattro ne faccio, sì, la plastica in fascia gli la metà la plastica. Però dico, è più grave interrompere una strada per queste cose o interrompere l'autostrada per fare a botte? Ma dai, no, non, diciamo che è meglio non interrompere per l'uno o per l'altro. Dai, su. Però diciamo se la dovessi interrompere che per litigare, è meglio. Diciamo che gli ultras alcuni sono dei criminali. No, assoluti. No, io questo lo stai a dire te, io non certo no, io non me ne culo proprio qua. Io di questo Se incontri uno di ultima generazione che ti ha sbarrato la strada per strada e tu non riesci a passare, prima no? Di venire. Ci sta uno col cartello che dice clima, che fai? O sciacchiamo, fratello. Ma no, ma sciacchiamo. O sciacchiamo, che andiamo dritti. Ma perché? Ma se io c'ho un appuntamento, ecco, tipo alla Zanzara, e tu mi trovo uno con cagliato la macchinata usando umano al Monte Livato, ma è criminale ancora. Posso dire uno che nella testa criminale resta un po' sempre, poi cerca di limitarsi, cerca di frenarsi, ma e spero che tu ti freni, non ti freni sempre, però spero che tu l'ultima volta che hai fatto a botte quando è stata, diciamo, dilla tutta la verità, nient'altro che la verità. Tanto l'ultima volta che ho fatto a botte prima di smettere di usare sostanze, perché lì lo sai che la sostanza a me mi innervosisce, divento quattro mesi fa. No, diciamo che ho fatto una scazzottatina tra amici, lì a Pietrata da me. Ma perché cioè, il mio consiglio è questo, c'è la massima di Sgarbi che dice questo. E tu sei con la lingua, sei bravo, oltre che con le mani, chiaramente. Col pisello. Sì, vabbè, questo è un altro discorso. Però la cosa è questa. Con la lingua intendevo per la parola, l'incoglionito. Ah, okay, io pensavo il pisello. Allora, posso dire, tu sei talmente bravo che non hai bisogno, il massimo della violenza verbale è zero violenza fisica. Fai questo motto, fallo diventare tuo questo motto. Tatua. Allora, ma che mi tatua? Mo ci manca solo zero violenza fisica. Certo. Ma allora, diciamo il massimo della violenza verbale è zero violenza fisica. Zero violenza non fisica. Non devi menare più nessuno. Vabbè, se ogni tanto una pizzarella mica fa male a qua. Una pizzarella educativa, pare fatta a mano aperta. Anche lui sostiene lo schiaffone democratico con i fascisti. Lui sostiene che i fascisti nazisti veri vanno presi ho detto uno schiaffone democratico, ogni tanto ci può stare. Fermi tutti, poi chiudiamo con il mitologico. Mamma mia. Vivi la magia di un che schifo Parenzo, sentir Parenzo che fa il rimming al buco del culo a tutti sti mafiosi, prima al Brusca Crusca, come si chiamava quello glasciotto nell'acido bambino, e lui no, si su del diritto, il diritto mettiamogli un giornale davanti la faccia così non gli fa le foto, e adesso anche con quest'altro schifoso pieno di Viagra di Messina Denaro, ma è una roba veramente vergognosa. Parenzo è così, è talmente di sinistra che querela i poveracci e lusinga questi mafiosi. Fai proprio schifo Parenzo. E c'ha ragione sempre Curciani, è una vergogna che sto qua scopava a destra, manca, andava a fare shopping così. Se lo faccio io, i carabinieri si fanno una domanda, mi vengono, mi arrestano, mi fanno ma come mai che tu ti compri la sciarpa di Saint Laurent? Vengono, mi arrestano subito. Oh, sto qua 30 anni a scopare. Ma vergognati Parenzo, va. Il
grande rider da Bologna, no. Grandissimo, lo devo invitare a Milano c'è, prossimamente. C'ha ragione, amore. C'ha ragione, amore. C'è ragione. Diamo a Cesare quel che dice. Che gli voglio a sto coraggio? C'ha ragione. Cosa? Il rider qua, come cazzo si sì, chiama? Sì, rider, sì. C'ha ragione. Cosa c'ha ragione? No, quello su quello che ha detto. Su quello che ha detto, c'ha ragione, non ha sbagliato una vita. Tu che faresti con Messina Denaro, materialmente? Fossi lo Stato e non sei lo Stato. Ma no, io non farei niente. Hanno portato in carcere, ma che vedo di ormai sta lì. Io farei quello che hanno fatto loro, né niente né cioè 41 bis non ti ma lascia perdere 41 bis, ma metto un mezzo i comuni, fagli farci carcere come un cristiano qualsiasi e qualunque. Su questo sono d'accordo anch'io, ma per ragioni diverse. Ma credo. Dai, ma quale 41? Lei è a favore 41... delle intercettazioni telefoniche, ma lascia perdere, ma io ti intercetterei a te, ma sai, no, ma quando parli con amici tua trans, soprattutto non parlo con tu, nessun io ti intercetterei soprattutto quando tu parli con i tuoi amici trans di Prati, perché stanno tutti a Prati, guarda caso i trans migliori sono tutti in quel di Prati, ma io perché ho tutti lei? Amici che gli portano a Gnognetta, che gli portano a roba. Guarda mamma caso Parenzo abita a Prati, dove Prati, dove si... sono i migliori trans di Roma. Ma non dica stupidaggini. Ma che fa per trans lo danno tutti. Facciamo un applauso alle forze dell'ordine che hanno catturato Messina. Applauso. Oh, applauso. No, lo faccia anche lei. No. Lo faccia anche lei l'applauso, allora, a quelle forze dell'ordine che hanno catturato finale per brasiliano. Sta zitto, prima che me ne vado. Chiamatemi Tamburini qua, come si chiama qua. Ma lascia il sole 24 ore. Oh, io Tamburini, mi dai il numero per favore? Ma no, ce l'ho. Ma allora, Tamburini, io gratis non ci vengo più, ti dico la verità. No, no, fanculo, no, no, ce la fate a fanculo. Guarda chi deve piare i soldi. Certo. Ma tu te rendi conto, mio nonno pare Gargamella con i capelli. Ma davvero stava, questo deve piare i soldi. Cioè, vuoi i soldi? Oh, Tamburini, cascia i soldi perché io so che tu, quando stai a Russo, a parte che sono abili, so dove abiti, sennò se vediamo a Roma, Tamburini, te lo dico così. Minaccia il direttore. Cascia i soldi, Tamburini. Grazie. Brasiliano, grazie, grazie. Ma è incredibile. Pazzesco. È una trasmissione incredibile. C'è una minaccia. Matteo da Firenze. Matteo con da Firenze. Da 100.000 euro al posto. Allora, dimmi, una dimmi. Cosa pazzesca. Allora, io volevo intervenire per quanto riguarda sì. i cinghiali che lei, cinghiali, prima sì. ha detto. Che dovremmo ucciderli tutti. Lei è un emerito imbecille, no, perché no, lei non si può dire una cosa del genere. Io ho detto quanto riguarda che i cinghiali gli viventi. Lei è un emerito imbecille. Lei sono animali, non rompere il cazzo, sono animali, sono animali che vivono. Allora per dire gli imbecilli li uccidiamo tutti? Scusi, lei sono brasiliano come la sua aspetta Matteo, brasiliano la sua ricetta sui cinghiali. I cinghiali vanno fatti che pappardella al sugo, ancora non ha capito, no, vanno abbattuti. Tu che faresti? Dai io un consiglio, con il fucile, con la carabina, proprio pam pam pam. E tu sei esperto. Sparagli tutti. Ma non si può sparare. C'è stato pure l'animalista qua, perché l'animalista? Sì. Io me la ricordo che l'animale. Sto scherzando, no, guarda come mi sta a guardare. Cioè, che faresti con i cinghiali? Ma no, ma si fa le pappardelle. Oh. Cioè, tu i cinghiali di Roma, che è la ricetta ma del no, del quelli del di Roma se mangiano la zosseria, niente, quelli devi lasciare. Però scusa, mi scrivono da quelli casa. Buoni, ma perché il brasiliano la targhetta dei cani al collo? No, questa è sto gas di cani. Questa innanzitutto è la bandiera del Brasile, costa 21.000 euro. Ma chi se ne frega? Brutto ritardato che hai scritto. Costa 21.000 euro, è brutto ritardato. Ma chi ritardato? È uno delle questa è il brillante che tu te sogni a Condorello della zanzara. Ma quale sì. Condorelli? Quello fa ha il cosico. Scritto, ma perché ha la targhetta dei cani? Sì, sì, ce l'ho sul cassa la targhetta. No, 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 ma non si può dire. Chiedo scusa. Che roba è quella però sembra la targhetta dei cani un po'. No, dai. La bandiera del Brasile d'oro. 21.000 euro. Io me ne vado a Tamburini, ma più con te, te lo dico subito. Me ne sto andando. Ciao, me ne sto ciao. Matteo, dimmi. Speriamo. Dimmi, Matteo, dimmi. Matteo, che stai dicendo? La soluzione di uccidere i cinghiali.